E ciao a tutti! Noi siamo abituati alle normali società di oggi, ci viviamo dentro, quindi non sempre riusciamo a immaginarci qualcosa di diverso da ciò che vediamo. Ma se vi dicessi che ne esistono alcune davvero strane e fuori dal comune, che non si legano per niente a quelle a cui siamo abituati e siamo cresciuti? Volete capire meglio? Se vi dicessi che c'è una società dove non serve il denaro per vivere? O meglio ancora, una dove ci sono soltanto donne e nessun uomo o religione? Ok, calma, lo so che vi interesserà solo quest'ultima società. Quindi, se come me avete il taccuino in mano per annotarvi il posto e vi siete messi l'acqua di colonia che usate solo per gli appuntamenti importanti, cominciamo! Yangtze. Il sud-est della provincia cinese del Sichuan è un luogo davvero misterioso. Lì possiamo trovare un villaggio di soli 80 abitanti, di cui 36 affetti da nanismo. Una malattia del genere non dovrebbe essere così normale, anzi, le probabilità parlano di un caso su 20.000. Quindi come mai qua la sfiga è a livello mai una gioia? Non ci sono spiegazioni precise, però alcuni hanno provato a fare delle ipotesi. Secondo gli anziani del villaggio, una malattia colpì soprattutto i bambini tra i 5 e i 7 anni molti anni fa. Questa disabilità poi sarebbe diventata ereditaria e crescendo è stata quindi diffusa agli eredi. Alcuni invece pensano più a delle leggende abbastanza fuori dal comune, su delle forze del male che ce l'avrebbero specialmente con loro o perché qualcuno ha mangiato una tartaruga nera molti secoli fa. Quindi in pratica se vedete una tartaruga nera in Cina porta sfortuna come un gatto nero in Occidente. Che devo dire, non fatevi attraversare la strada da una tartaruga nera allora? Per concludere, alcuni ricercatori hanno delle ipotesi un po' più valide. Nel 1997 fu scoperta una grande concentrazione di mercurio nel terreno, ma la relazione con la malattia non è ancora stata provata. Agli abitanti per ora interessa solo vivere in pace e per fortuna il governo cinese non ha fatto storie su questo, lasciandoli così i loro spazi. Nuova de Cordeiro. Siete single? Soli? Affamati? Oppure con una relazione insoddisfacente? Oppure, chi se ne frega, se siete maschi, femmine o entrambi, dovete assolutamente visitare questo posto sul pianeta. In Brasile, a Nova de Cordeiro, spero di averlo pronunciato giusto, esiste una comunità dove vivono solo donne, circa 600, e quasi tutte sotto i 35 anni. Ovviamente per curiosità prettamente scientifica, ho deciso di dare un'occhiata a questo posto grazie al meraviglioso internet. Ripeto, è solo curiosità scientifica. Tutto è iniziato nel XIX secolo, quando una certa Maria Signorina de Lima lascia il marito dopo soli 3 mesi, quest'ultimo un nobile uomo, per sposare un pastore e vivere a Nova de Cordeiro. Ovviamente a quei tempi, quando molli il marito, specialmente se ricco, sono cavoli amari per le povere donne. Per questo motivo i due amanti se ne andarono a Nova, ma anche in questo paesino all'inizio le cose non andavano bene. I paesi limitrofi sapevano della storia della donna e quindi la offendevano in ogni modo. Intanto i due avevano creato una vera e propria comunità autosufficiente, dove non c'era bisogno di importare quasi niente. Tutto veniva prodotto e creato da loro. Anni dopo, tra il 1940 e il 1950, una delle nipoti di Maria Signorina, cioè Delina Fernandez, sposa un pastore protestante, Anísio Pereira. L'arrivo di una religione sconvolse tutto. Addirittura nessuno poteva ascoltare la musica, ma viene fatta un'eccezione in occasione del matrimonio di una coppia locale. Tutti cominciano a ballare mettendo musica, anche chi non l'ha mai fatto prima, e gli abitanti del paese decidono di sbarazzarsi della chiesa a sto punto, perché ballare con la musica era troppo bello. Nel 1990 l'edificio religioso diventa un bar. Da allora a Nova de Cordeiro non c'è nessuna autorità, né religiosa né politica né uomini, perché rovinavano solo la vita alle povere donne. L'unica leader riconosciuta di Nova de Cordeiro è la matriarca Delina Fernandez, che ha 64 anni ad oggi. Ma ora tenetevi forte per la notizia seria. Stanno cercando dei maschi ai tanti e forti con cui stare, perché nonostante sia una zona di donne, alcune sono anche sposate, e quelle rimaste stanno cercando altri uomini, altrimenti rischiano di far estinguere questa società. Il problema? Anche se, come detto prima, sono sposate e hanno figli e figlie, i mariti non possono vivere nel paese e possono vedere appunto le mogli e i figli soltanto nel weekend. Prima di continuare volevo farvi una domanda veloce. Nell'ultimo video prima di questo abbiamo visto i luoghi turistici più pericolosi del mondo. Qualcuno sa dirmi qual era il nome di un lago che ho citato e che ha ucciso 1700 persone in una sola notte? A. Nios. B. Rios. C. Sios. Risposta a fine video, e intanto se siete ancora in posizioni strane per vedere il video, continuiamo.
Sentinel Island. Se vi chiedessi qual è la società di persone nel mondo più isolata mai vista, senza internet, senza smartphone o qualunque tipo di divertimento, quale vi viene in mente? No, non la casa dei vostri nonni in campagna, ma sicuramente vi sarà venuta in mente Sentinel Island. Perché 2 anni fa moltissimi erano i video su internet che parlavano di questo posto. Ma vi rinfresco la memoria. North Sentinel, tra le isole Andamane nel Golfo del Bengala, è la più difficile al mondo da visitare. Il popolo più isolato e inavvicinabile del pianeta. I pochi che l'hanno vista sognano di farci una vacanza sempre che riescano a farsi piacere ai suoi 400 abitanti. Diciamo che non sono proprio amichevoli, perché invece di mettere tè e biscotti in tavola quando un visitatore dei paesi vicini viene a salutarli, preferiscono mostrare le loro grosse e cattive lance, seguite da un dessert di frecce all'aroma di andate via o vi apriamo il cuore. Le poche immagini e i video a disposizione sono state riprese da molto molto lontano. Ogni volta che qualcuno provava ad avere un contatto veniva ferito o addirittura ucciso. Come 2 pescatori che nel 2005 stavano semplicemente pescando in quelle zone senza disturbare nessuno. Un altro fatto interessante è quando nel 2004, dopo un violento tsunami, il governo indiano mandò un elicottero a controllare la situazione dell'isola e se i suoi abitanti fossero ancora vivi. La conferma arrivò dalle frecce e dalle urla del popolo che cercava di mandare via il velivolo volante. Da allora sono state vietate le entrate nell'isola, sia per preservare i sentinelesi e sia per la sicurezza delle persone. Non si sa di preciso come vivano, ma gli esperti pensano siano rimasti all'era neolitica, cioè una tribù semplice che vive in gruppo per sopravvivere senza quasi nessun tipo di vestito e che caccia qualsiasi specie animale intorno a loro. Cooper Pedy, la città sotterranea. Cooper Pedy è una piccola città a sud dell'Australia meridionale, costruita sottoterra per sfuggire alle alte temperature giornaliere che sfiorano i 50 gradi e al freddo gelido della notte. Infatti non è proprio il massimo vivere su una terra che ti può sciogliere come un ghiacciolo in estate, anche grazie all'assenza della pioggia. Non accade quasi mai e quando succede dura al massimo qualche minuto. Per questo motivo i circa 3500 abitanti, piuttosto che spostarsi e vivere in terre migliori, hanno avuto la grandissima idea di fare come delle talpe, andare sottoterra. Provenienti da 45 paesi diversi, queste famiglie vivono ad una profondità che varia tra i 10 e i 22 metri dalla superficie. Qui si trovano infatti labirinti di corridoi che portano a 1500 case private, chiese, negozi, ristoranti e bar. In superficie infatti non vi è quasi nulla, l'intera popolazione vive nella vasta rete di tunnel sotto il deserto. Una cosa incredibile è che hanno una connessione internet e qualunque altra cosa di cui necessitano, vivono con gli stessi comfort delle persone in superficie. E io che per una connessione internet decente tra un po' devo vendere anche un rene. La loro economia va avanti grazie all'opale, un minerale molto importante, dal prezzo abbastanza alto e dalle forme molto belle. Hanno 70 miniere da cui estrarre questo minerale con circa 5.000 km² di estensione. Insomma, anche a soldi sono messi meglio di molti stati. Grazie alla particolarità della società, tanti sono i turisti che ogni anno vogliono visitare sti posti. E tante sono le persone che rimangono affascinate. I loro hotel sono veramente unici e potreste provare un soggiorno diverso dal solito. Ci sono voli internazionali che mettono in collegamento Adelaide con il resto del mondo. Da lì, Cooper Pedy può essere raggiunta senza difficoltà in pullman o in auto. L'unico problemino sarà, come detto prima, il caldo asfissiante, ma una volta sottoterra ci sarà l'aria condizionata a cullarvi. Manco io ce l'ho a casa mia. Da noi si suda finché l'estate non finisce e i sopravvissuti arrivano all'inverno. Slab City. Siete persone svogliate che non sono più legate alle leggi della società comune, che vogliono una vita libera, senza regole, senza elettricità o acqua potabile e quindi senza internet? Sono sicuro che l'ultima parte vi abbia fatto demordere, ma se ancora siete convinti che l'anarchia sia il meglio, dovete assolutamente vedere Slab City, l'ultimo paese libero nel mondo. Si trova nel sud-est della California, a una manciata di chilometri dalla città di Neyland, e ci sono ben 2 stanze prenotabili su Airbnb. Trovandosi in mezzo al deserto, in estate le temperature raggiungono livelli assurdi. Per questo motivo gli abitanti in quel periodo sono solo 150 e nel resto dell'anno quasi 4.000. È composta da nomadi, hippie, senza tetto e tante persone stufe della vita moderna di oggi. Vivono in baracche di legno o camper e autobus in disuso. Alcuni tentano la sorte costruendo casette di legno personalizzate che durano più o meno qualche giorno prima di crollare. Non esiste elettricità, non ci sono tubature per l'acqua fresca e di scarico, niente acqua dolce.
gli abitanti utilizzano dei pannelli solari, un sistema di gestione dei rifiuti inventato da loro, mentre per lavarsi c'è una doccia in comune, che altro non è se non una cisterna riempita d'acqua. Sì, insomma, se uno scorreggia dentro prima di uscire dovrete subirvi il suo odore di buonissimo bagnoschiuma di toilette. È una società senza leggi, senza un capo, senza niente di niente, nessuno comanda. Tutti vanno lì, vivono cercando di riuscire a sopravvivere alla giornata, niente di più, niente di meno. Con questo concludiamo. La risposta alla domanda era Lago Nyos, un lago che, lasciando uscire tutta l'anidride carbonica accumulata negli anni, nella notte dell'agosto del 1986, ha tolto la vita a 1700 persone e 3500 animali nel raggio di 25 km. Comunque sia, fatemi sapere nei commenti se vi piacerebbe vivere in una di queste comunità. E noi ci sentiamo alla prossima, gente! Sempre qua, stesso canale e, beh, orario come al solito diverso.